Salve a tutti, qui il vostro Saint-Jean, sto seguendo il telegiornale, è uno schifo come sempre. Cambiare la legge elettorale, non cambiare la legge elettorale, votare senza legge, votare con una nuova legge. Inizia così la giornata di un grillo furioso contro i giornalisti, definiti camerieri della politica, responsabili di un'Italia in fondo alle classifiche della libertà di informazione più etiche di vari. L'obiettivo di oggi è la RAI. Non mi interessa ogni tipo del non ha torto. Quelle del servizio pubblico di Cenerentola del Movimento 5 Stelle e Sanna Viale Mazzini. Grillo, insieme a Roberto Pico, presidente della vigilanza, mettono che fanno i giornalisti per l'Italia? Beh, certo, fa una scoperta Beppe Grillo, no? Certo che così. La mozione fu contestata, spiega nel metodo, non nel merito, e già quando chiesi la fiducia mi sono espresso per superare il Porcellum. Grillo intanto ha ricevuto da curiosi un conto di 3-4 ore con il direttore generale che invoca rispetto per la RAI e le 13.000 persone che ci lavorano. Polemica sulla presenza di Pico, visto il suo ruolo istituzionale. Appoggiano la bugia i politici. Il futuro della legislatura. Perché la legislatura c'ha futuro? Servirebbe un patto politico nuovo per avere un risultato di stabilità. Quella chiesta dal presidente del Senato Grasso. L'incertezza, dice Grasso, non la possono pagare sempre gli italiani. E attenzione, perché la situazione può sfuggire di mano in mano.